siamo al Brianza Pride a Varello, all'interno di Villa Pagatti. Ciao, sono Clara Gargano e vi parlo in breve di questo progetto che nasce come ricerca di tesi magistrale al Politecnico di Milano nell'ambito del game design e in particolare del gioco per il cambiamento sociale. E, niente, la mia ricerca parla di coming out e in particolare della difficoltà che hanno i ragazzi nel momento subito dopo il coming out, e quindi attraverso il gioco, che è uno strumento molto versatile che permette di affrontare argomenti complicati da un punto di vista più leggero, diciamo, ho voluto appunto trattare questo argomento e creare due strumenti che aiutano a creare dialogo e inclusività e accettazione. Un progetto sociale per il sociale, ha funzionato ad oggi? Allora, ad oggi il gioco non è ancora stato pubblicato, però è stato presentato a varie manifestazioni come questa, è stato testato da GEDU di Milano, da Arcigay Milano, vari gruppi di Arcigay, è stato presentato al Play di Modena, che è una manifestazione molto importante in Italia che riguarda il gioco, e ho sempre riscontrato molta positività e sta avendo abbastanza successo, quindi... E ritroveremo anche la manifestazione di Monza? Non lo so, spero di sì, però vi sto a dire già che il 9 giugno sarò all'Arcigay a Milano con il gruppo Donna, se non sbaglio, a presentare i giochi e c'è la possibilità di giocare a tutti gli effetti. Come funziona il gioco? Spiegacelo brevemente. Allora, questo primo gioco si chiama Resti in Famiglia e sono entrambi giochi da tavolo. Perché è così più facile giocarli a tutte le età. E, il primo gioco praticamente si svolge in questo modo. I membri di una famiglia, che sono i personaggi del gioco, vengono invitati a recarsi in una villa di un lontano parente appena deceduto che ha lasciato un'eredità. E durante il gioco i vari personaggi e quindi i giocatori stessi si sfidano e si scontrano tra di loro per rallentarsi e vincere l'eredità. E poi nell'eredità è nascosto il messaggio LGBT di questo gioco. Mentre il secondo gioco, che si chiama Let's Come Out, è un gioco che ti permette di fare un'esperienza di coming out, di un orientamento sessuale che viene assegnato durante il gioco. Ed è l'unica situazione in cui anche le persone etero devono fare coming out. Quindi penso che sia, anche solo per questo valga la pena di provarlo.